C'è chi lo chiama Momentum, chi lo chiama DDA. Fatto sta che esiste e c'è. E se questo video supererà 40.000 mi piace, farò un video dove vi mostro come funziona il Momentum, come si attiva, come combatterlo, ma soprattutto come sfruttarlo a proprio vantaggio. È scritto nel codice del gioco. Passa su fifacoin.com e acquista i tuoi crediti a prezzi bassissimi. E con il codice Mike è il 5% di sconto. Link in descrizione. Salve a tutti ragazzi e bentornati a Show Show. Siamo tornati con la Weekend League e questa è l'ultima dell'anno. Speriamo, se finisce il 2020 non lo so. L'ho già trollata, è andata proprio già così. Abbiamo superato il mi piace, vi avevo promesso che in questa puntata avremmo fatto l'esultanza di Mbappé ad ogni avversario. Ma non si può fare, cioè, o al meglio ragazzi, non in Weekend League. Non mi dà il tempo di arrivare davanti alla telecamera e piangere. Cioè, è una cosa incredibile. Non so se nella versione PS4 va meglio. Io sto giocando su PS5 o non va. Quindi ho sostituito quell'esultanza con il robot, che non è così tossica, ma è Natale, siamo tutti più buoni. Però ragazzi, se pensate che il Natale possa avere in qualche modo reso FIFA più bello, più divertente, più buono, no, ragazzi, non potete capire che è successo. Iniziamo subito con dei messaggi. Come sapete, adesso ci facciamo un po' di partite e poi vi andrò a fare il riassunto, perché comunque ho sostituito l'esultanza, ma ho comunque scritto a tutti. Prima partita, batto 5-1, era tedesco. Proprio raga, flawless, giocavo così, pim pim pim. Col mio inglese un po' così, ho provato a reinterpretare un grande classico della musica natalizia, Last Christmas, se conoscete tutti, no? La devo cantare? No, mamma, cantate prego. Last Christmas I gave you my heart. Ok, e qua gli ho scritto. Gli ho scritto: Last Christmas Santa gave you new hands, but the very next day you give them away. Allora, a me faceva un sacco ride. Lo scorso Natale Babbo Natale ti ha regalato un nuovo nuove mani, ma il giorno dopo le date via, perché sostanzialmente era la canzone, no? Che dice: lo scorso Natale ti ho dato il mio cuore, ma il giorno dopo l'hai buttato. Cringe, cringe, cringe. Vabbè, andiamo avanti. Seconda partita, 3-0, quitta, pulito, meno male. Gli scrivo solo GG 3-0, per ricordarmi pure il risultato. Però ragazzi, era un fan, e vabbè, io non ho infierito, addirittura mi ha fatto gli auguri, anche se è una bambina, grazie mille, grazie mille. La prossima puntata ci organizziamo, ve giuro ragazzi. Se vi incontrate e mi fate vincere, faccio top 100, vado a fare finale mondiale. Andiamo a fare mondiali. Terza partita ragazzi, 4-0, pulito, quit, e gli scrivo: oh, ma fallo un tiro. E questo ragazzi ci ha avuto il coraggio di scrivermi: santo script, a me. Raga, io sono l'uomo con lo script più contrario al mondo e in questa partita lo vedrete. Benedetto il signore che l'ha inventato. 4 tiri e fatto 4 gol. Dai, non sai manco come è fatto un pallone. Raga, l'ho sfonnato. Io ho detto: so come sono fatti 4 gol però. E comunque te ne ho fatti solo 4 perché hai quittato prima. Ti ho fatto 4 tiri, 4 gol. Se te ne facevo 10, te ne facevo 10 gol. Non mi risponderà perché effettivamente, ragazzi, l'ho annichilito. Cioè, t'ho scritto fallo un tiro, manco quello hai fatto. Quindi ragazzi, sta andando tutto bene. Ho detto: guarda, me ne faccio un'ultima prima di andare a dormire. È vergognoso, è scandaloso. Lo so che voi volete andare subito alle partite. Dovete capire, questa partita è lo scambio con Andy. C'è chi lo chiama Momentum, chi lo chiama DDA. Fatto sta che esiste e c'è. E se questo video supererà 40.000 mi piace, farò un video dove vi mostro come funziona il Momentum, come si attiva, come combatterlo, ma soprattutto come sfruttarlo a proprio vantaggio. Perché esiste e lo sappiamo, ma soprattutto è scritto nel codice del gioco. Il fatto che ha sfaciolato sta VL è pure perché l'ho testato. Giustamente voi mi direte: Mike, ma se lo sai, com'è possibile che lo becchi contro? Perché non è il mio modo di giocare. Non voglio non tirare, non voglio fare determinate cose. Mi triggerano il Momentum. Però poi ragazzi, cioè, che stiamo a giocare? Cioè, già fa schifo il gioco, poi diventa proprio uno schifo. Sono d'accordo che rompe tutto, però 40.000 mi piace e lo vedrete. Questo Andy, che c'ha la squadra che si chiama Senza Mani, lo era per davvero. E la partita finisce 11-1. Certo, prima di andare avanti voi direte: beh, sei un deficiente Mike, lo sai che se vinci tanto a poco, le partite dopo sono il peggio del peggio. Lo volevo fare per la scienza, per mostrarvi sta cosa. E raga, sono impazzito totalmente. 11-1, senza mani, proprio come il nome della squadra. Solo che sul 7-1
Il tizio ha smesso di giocare e si è cominciato a fare gli autogol. Si è fatto 2 autogol. Ho smesso di giocare sul 4-1. 11-1 per il matchmaking. Cioè, raga, no, vabbè, vabbè, questo è... Essendo in linea per fare oro 1, mi mette solo squadroni. Scusate, raga, sono allergico alle cazzate. Io ho detto, veramente ha smesso sul 7-1. Perché questo, raga, vi assicuro, giocava. Poi sul 7-1 si è fatto 2 autogol. Ma giocava. E io stesso sul 4-1 mi sono fermato. C'ho avuto delle occasioni che non ho sfruttato perché pensavo che sarebbe andata a schifo. Poi quando stava 9-1, vabbè. Ma va, non vedi che non giocavo? Invece io giocavo, Ma che scusa, meritavi? E non mi metto a perdere tempo. Meglio sistemare il matchmaking. Non ti metti a perdere... Cioè, allora, questa cosa, raga, è incredibile. Perché, se vi ricordate, a sto punto, diversi anni fa, ve lo mostrerei io sta questione del matchmaking. Funziona o non funziona? Raga, non è importante. L'importante è che nella vostra testa funzioni. Sapete che dobbiamo fare in questa serie. Quindi io provo a rompergli le palle. E pensa che scherzo che sei, se hai bisogno del matchmaking. La prossima volta che perderò dirò che è per il matchmaking. Ma sei cretino? È lui. Ma sei cretino? Ti ho scritto che hai meritato. Ma che vuol dire? Che ho meritato, che vuol dire? Non te posso dire che sei scarso. Scusa, ma che vuol dire? Una volta perso, perdere 4, 5, 10 gol non cambia. Beh, se proprio non c'è onore, non cambia, no, beh, è chiaro. Oh, ma poi, ragazzi, ovviamente. Giochiamo a parità di squadra e vediamo. Se avete seguito questa serie dagli inizi, mi scrivete sotto nei commenti un numero. Secondo voi quante volte abbiamo sentito sta frase? 20, 30, 50, 100, 1000? Vediamo, vediamo. Ho detto, ma scusa, ma se devi fare i trucchetti del matchmaking, che giochiamo a fare con le squadre pari? Cioè, sta a fare i trucchetti per più a 2 gol a meno. Guarda, ragazzi, giuro, sono tentato a farlo. Sono tentato a farlo. Però non lo farò. Però, ragazzi, mannaggia la miseria. Cioè, è vero, è vero, è vera sta cosa. Non si scappa. Dopo questa partita ho vinto 11-1, ragazzi. È successo di tutto. Le ho perse di fila. Chiaramente, anch'io poi sono impazzito. È l'80esimo, sto vincendo. Ah, lui, già che giocava con Averso. Ah, questo è il gol, credo. Questo è il suo gol, guardate. I miei non prendono più palla, non switcha. Guarda, guarda quanto ci vuole per switchare. Guardate, guardate, ragazzi. Guardate i miei, lentissimi. Guarda i suoi, la prende sempre lui. Non la perde mai. Guarda, guarda, i miei che non switcha. No, ragazzi, cioè, possesso palla che dura mezz'ora. Guarda che ha fatto Bruno Fernandes qui. Adama Traoré che c'ha i piedi, non lo so, incrociati. Non la perde mai, ragazzi. Sono 5 minuti che c'ha palla solo lui. Guarda, guarda come non switcha. 85esimo. Una cosa che ti fa capire che la partita finirà, e finirà molto male, è quando si triggera sta esultanza, raga. Questa esultanza ti fa capire che t'ha fatto il comeback. Guarda, guarda, va bene, non mi fischia il fa... Guarda, ragazzi, guardate questa. Guardate questa. È finita, 90esimo. Vabbè, un quarto d'ora per tirare, quindi ci avrei avuto anche l'occasione. Ragazzi, 91esimo. Guardate. Ditemi se non è script questo, È il 91esimo, ve la faccio vedere tutta. Gomez, Pirlo Prime. Ok, Adama Traoré. Mendy che smette di correre. Guarda Adama Traoré, guarda. La partita successiva all'11-1. Ora, io non so, ragazzi, se c'ho pure quelle dopo. Non c'era drippa per gatti, ma forse mi conosceva pure. Autogol, bravo. Tutti così, ragazzi, tutti così. Ah, credo che fosse lui. Gli scrivo grazie. Ma sei Mike? E qui, sì, ragazzi, mi fa gli auguri di nuovo. Ma poi è finita, ragazzi. Da là in poi ne ho tipo perse 3 consecutive. Non ho potuto scrivere a quelli con cui ho perso. Sfiga ha voluto. Poi, ragazzi, le altre partite sono state uno schifo totale. Cioè, tipo questa. È scritto poco più momentum e la vincevi. Invece... Ti giochi la mamma ogni volta? Sì, la tua. Neanche X. Questo manco X sapeva premere, ragazzi. Io devo sudare con l'asciugamano. Una cosa incredibile. Vabbè, il classico gioco marcio, lo conoscete? Vai, prima partita, forza, mo, full icon. Bad boys, Oh no, Gomez. Ma io non voglio tiltare, pure fuori casa, dai. Ermago qua, Harry Potter, c'avevo. Giochiamo 4-4-2, grazie. Grazie per il regalo. Ma guarda che Natale era l'altro giorno, Vediamo un po'. Brunetto? Oh Bruno! Oh mamma mao! Allora questo bello in mezzo. Ah sì! Sì? Lo sapevo. Oh raga, ma incredibile! Primo tiro! Ha fatto solo triangolo questo, Vai. T'ha visto? L'hai visto? Ah, raga, ma mi hai detto, Mike, ma tu ti lamenti di quelli che vanno sul fondo? E poi tu fai il gol sul cross. Allora, questo è un cross.
Poi che sia un po' rotto, ci sta. Però questa è una situazione. Gli ho detto io di andare in mezzo. L'altro è uno script. È uno script buggato da cui non ti puoi difendere. Qua ti puoi difendere. Ah, war, comunque l'oro di Londra. Gliela passa. Guarda, guarda, guarda! Lo sto per inseguire. Vinci per noi, magico Parma. Guardalo. Aspetta che glielo rifaccio. Guarda che te lo rifaccio così, eh. Oh no, mo mi diranno, mo che sogni solo così. Cristiano Ronaldo. È un cyborg, è un cyborg, vedete. Ma io sono son molliccio così, ragazzi. A un certo punto i miei giocatori diventano mollicci così. Bello, mamma mia, l'oro di Londra. Aspetta che mo io la rifaccio, ragazzi. No, se io rifaccio, ne faccio 3 su 3 sono vergognoso. 3-1. Ok. Fammi vedere un po' sto cyborg. Fammi vedere sto cyborg. Si inizia sempre 1-0 sotto. Devo sempre iniziare 1-0 sotto. L'ho trollata, ragazzi. Cioè, voglio dire, sto giocando solo per farmi rispondere, eh. Quindi se vedete cose un po' strane, è per lo spettacolo. Oh no. Ma vai a casa. Ragazzi, Bruno io ve lo consiglio anche nella versione oro, eh. Aspetta, aspetta, Itas. Mi sa che è italiano, raga. Sì, vabbè. Vabbè, vabbè, ieri non c'è basta. Awar! Allontana che? Con una spallata. Non lo vedrete mai più sta cosa, raga. Non la vedrete mai più sta cosa. A che? Infatti. ecco il gol al 45esimo, boys. Passata attraverso. Cioè, manco pensata. Cioè, manco pensata. Bah, no, mo gliene devo fare troppi. No, mo basta, ragazzi, perché vedi, 3-1, penso è finita, invece no, perché questi manco giocano. Due tiri in porta, chiaro, chiaro. Oh, sì, puzza di scammata. No, 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 questa cosa non l'accetto. Questa cosa non l'accetto. Questa cosa non l'accetto proprio. Questa cosa non l'accetto proprio. Vai, Killian, vai, Killian. Fagliela vedere. Ollele, ollala, fammela vedere, fammela toccare. Deve essere un senza mani su sto gioco, ragazzi. O sei il principe, cioè sei uno veramente forte e concentrato. O se no deve essere un senza mani. Te conviene? Te conviene? E mo' mi sta per via. Ah no, sì, c'ha che, raga, c'ha che. Allora, che succede? Che succede? Non succede niente in questo gioco di merda. Non gli ha manco dato il manco cartellino giallo. A che? A che mi dice che sto male pensando a te, tu sorridi voltandoti verso lui. Spoon, bitch, get off the way. Vabbè, c'è stato, segna prima. No, no, questo, ragazzi, su. Vai, Caio Palò. No, però, ragazzi, non credo proprio. Non credo proprio che te lo farò. Non credo proprio, già, mi è bastata una volta. Mi è bastata una volta, basta, è finita qua. Tanto i suoi ragazzi sono morti, guarda lì. No, no. Tengo sta palla. Oh, che benessere. Olla, Peppa. Questa era gol. No. Oh, mamma mia, non la via più. Oh, mamma mia, non la prende più. Raga, non ha più presa. Olla. Olla. No, no, non si segna, non si segna. Non si segna, questo era un altro gol. Raga, per il matchmaking. Per il matchmaking. Non più di uno, perché sono sicuro che poi mi fanno il comeback questi, eh. Non so che altro dire. Mi piace. Pup, vabbè, c'hai i riflessi di un gatto proprio, eh. Solo che dobbiamo vedere in che stato sta questo gatto. Vi ricordate, ragazzi, c'era il mago a Harry Potter. Fa una magia. Quitta, va. Che ti ho fatto paura il terzo gol, va. E ringraziami. E ringrazia per il terzo gol, va. E-sport. Oh no, vabbè. Tutta tedesca, ragazzi, tutta colorata. No, no, vabbè, ragazzi, partita per l'argento 1. Ok, vabbè, ma non ci importa, su. Anzi, meglio. Questo volando ci fa ballare la samba, te lo dico io. Vai, Ronny. Ma... Oh. Amuo. Entrata! Il cyborg del calcio, Carlos Santana, detto anche Neymar Junior. Neymar è un giocatore fortissimo. Quest'anno Ronaldo è più forte. Vabbè, niente, non va, ragazzi, non gliela levano mai. Pop, spostando il portiere. Tanto ormai, ragazzi, si è capito che devi spostare il portiere. Solo il Pop c'ha
Una velocità di esecuzione pari a un secondo, ma nella stanza dello spirito e del tempo. Occhio, occhio qua, ragazzi. Occhio qua, occhio qua. Portiere, esci che sei alto una quaresima. Piena giornata. Ah, vada che davra. Vabbè, raga, c'è sempre lui. Oh. Vabbè, io non ho parole. Ah, la switch ancora. La switch. Rigore! No, vabbè, io non posso più. Io non posso giocare così, ragazzi. Io non posso giocare. Non posso giocare. Che cazzo era la di rigore che c'ho la palla io? Che cos'è? Che cos'è? Bravo, 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 complimenti. Vabbè, ma ce l'aveva sempre lui. Bim, 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 bim. E dai, e dai, devi fa gol. E ste cose, raga, quando subisco ste cose io impazzisco, non ci posso fare niente. Ditemi quello che volete, non si gioca così. Bim, 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 bim. No, 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 no. Meno male. Vabbè, vabbè, vabbè. Ah, il 45esimo è fatta. È fatta, è fatta. Mamma mia. Io non so questo sta a fare cucchiaio simulator. Perché non c'ha senso, perché non c'ha senso, non c'ha senso. Al 45esimo aveva fatto gol. Aveva fatto gol al 45esimo. E la sbaglia, e la sbagliano, e la sbagliano, e gli torna a lui, e gli torna a lui, e gli torna a lui. Porca vacca, via sta palla, va. Devi aspettare che il difensore te se leva da davanti, perché se no te la para, guarda. Bravo. Ah beh, ma no, io ero troppo grosso. No, lui. Mo no, happy hour. Buona. Oh, questa mi sa che è mezza buona. Si sono fermati, hanno detto... Ma che... Si è rifiutato ad andarci. Ma si è rifiutato, che succede? E niente, è andato. Mamma mia, come godo. Vabbè, ma c'ha tre dei piedi deboli a Holland, mi sa, eh. Quindi ci potrebbe mezzo sta. Oh. Sì. Godo come un riccio appena nato. L'hai visto? Hai visto l'oro di Londra? Che ha visto Mendy? Che ha rivisto l'oro di Londra? Che ha visto Neymar Sito? Che ha visto Ronaldo? Oh, Ronaldo! Yes. Akanji no, da Akanji no. Da Akanji no, raga, da Akanji no. Da Akanji no, da Akanji no, da Akanji no. Da Akanji no, da Akanji no. Da Akanji no, da Akanji no, ragazzi, da Akanji no. Da Akanji no, da Akanji no, dai, dai, il difensore centrale, ragazzi, il difensore centrale. Il difensore che per puro caso si trova lì. No, no, così no, così non lo accetto proprio. A me queste cose non mi succedono mai. Perché i miei fanno schifo proprio. Akanji! Akanji! Non ci credo! Tieni sta palla, tieni sta palla, tieni sta palla. Meno male che è finita, guarda. Meno male che è finita. Meno male che è finita. Akanji, signori miei. Akanji. Guarda. Ronaldo il fenomeno Prime. Dove caschio va? Gomez, dove vai? Vabbè, Golidas, vabbè. No, non gli posso scrivere, lo sapevo. Almeno ci ha risposto quello di prima. Ma se mi ha scritto tu c'hai lo squadrone e io no, gli insulto la mamma. Ma no! Il problema è che voi scioppate, avete delle squadre fortissime. È logico che vincete contro di me con una squadra da 200.000. E dai, non piange, su. Vi sto provando che non è così, perché sto tizio doveva spingere due tasti per fare gol. L'avete visto? È così, il gioco fa questo. Madonna, ma se ci ho pure già giocato contro di questo. Aspetta ragazzi, ma questo è quello che c'aveva Cruyff e Kakà? Non è quello dell'altra volta e ci ha giocato? No, no, non è lui. Guarda là, va. Vabbè, ciccio. Andiamo. Andiamo, che demo fa? Primo tiro, primo gol, 200.000 rimpalli, gli torna, che demo fa? Su? Mi viene voglia di quittarla subito, guarda. Ma oh, oh, ma gliela fai a stoppare un pallone? Voglio devono tornare a tutti. Vabbè, qua manculato. Qua manculato perché c'ha tic tic tic, tiki taka, due tiri in gol, due gol. Dai, basta, vi prego. No, vabbè. Va. No, vabbè ragazzi, non c'ho parole, dai. Crossala a mezzo, fammi gol.
Te prego, fammi gol. Sì, ragazzi, è sempre lui. Questo l'ho già battuto. L'ho battuto la scorsa Weekend League. Che gli scrissi, ci puoi avere pure fortuna con le icon, ma se non c'hai le mani. Sì, sì, questa è la vendetta. È la vendetta. Non ci possiamo fare niente, ragazzi. Questa è la vendetta del gioco. Questa è la vendetta del gioco. Guarda, 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 Varan. Guarda, Varan. Automatico proprio. Famo che è in tempo per uno, no? Vabbè. Vabbè, Pop, raga. Pop è un gatto. Un gatto. Il mio è morto, ma il suo è vivo, evidentemente. Porco due, non entra mai! Vabbè, da là non può entrare, però... No, 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 no. Vabbè, mi ha fatto scudo. Meno male che è scarso. Meno male che è scarso, guarda. Niente, niente, niente. Vai, vai, sbagliala! Porco due, piasta cazzo di palla. Raga, questa è la partita di Bobby Firmino, su. Vabbè, dai. Non stai manco a giocare a te, su. Non stai manco a giocare a te, su. Dai, su. Non stai manco a giocare a te, su. Non stai neanche a più a giocare. Dai, va, 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 va. Rigore, vabbè. No, vabbè, vabbè. Su, è su, è su. Ma che giochiamo a fa'? Ma che cazzo gioco a fa'? Ma cosa cazzo gioco a fare? Cosa cazzo gioco a fare? Bravo, centrale. Ma no, no, no. Mi prego. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Raga, raga, le sto a vedere tutte. Ditemi che non è vero, ditemi che non è vero, su. Cioè, guarda, i suoi difensori sono rocce. Rocce, rocce. Il suo Gomez è una roccia. Poi fini pure 200-0. Guarda, guarda, va. No, no, vabbè, vabbè, raga. Vabbè, va, per il matchmaking, per il matchmaking. Per il matchmaking, per il matchmaking. Che cazzo, dove cazzo vai? Voglio sapere se è una pippa immonda. Cioè, 5 gol mi ha fatto questo, ragazzi. Incredibile. Cioè, questo mi ha fatto 5 gol. Guarda! Scommettete? Oh, la vuoi scommettere? Cioè, te la fai scommessa? Guarda, guarda, 5-1 perso, incredibile. Vedi, vedi, vedi? Ah sì, ci vuole pure Cruyff, cagà, e tutta la fortuna con le icon possibili, ma se non c'hai le mani... Ragazzi, sta cosa dice tutto. Io penso che qua si potrebbe già concludere il video. Arriviamo a Storo 3 sudato. Mamma mia, che giocaccio, ragazzi. Well è finita, per fortuna, meno male. E sono pronto a farvi il resoconto di questa ultima Weekend League dell'anno. Ora, sto pensando per la prossima Well di giocarmela su PS4, di tornare indietro. Non lo so, ditemi voi. Una volta che mi sono assicurato l'oro 2, mi sono sentito buono. E quindi ho fatto questo. Ma banda alle ciance, andiamo a vedere come si chiude questa VL. Intanto, ragazzi, guardate il francese dell'ultimo video. Poi mi ha risposto. Non so, vabbè, non so come mi ha sgamato. Cioè, me cerchi. Infatti, il prossimo anno cambio sicuramente account, ragazzi, perché mi sgamano troppo. Torniamo dal ragazzo che abbiamo battuto insieme mentre giocavamo. O Mago, ve lo ricordate? Si era un po' lamentato del fatto che io ci avessi lo squadrone e lui la squadretta. Vabbè, il classico, classicone. Io oro 2 l'ho fatto, quindi oro 2. Stanno messi male. Ma effettivamente, ragazzi, cioè, oro 2 quello. Ho fatto io oro 2. Eh no. Vabbè, ho fatto oro 2 perché mi sono fermato. Io oro 1, ragazzi, a passeggio, però. Pensa che scandali quelli che hanno perso contro di te. Bello parlare con una squadra della Madonna. Avessi io la tua. Comunque hai vinto, complimenti. Non sto a perdere tempo con te. Ok, sei così fiero di aver vinto. Vabbè, però se non metti le virgole non si capisce. Ok, sei così fiero di aver vinto. Queste sono le tue gioie. Io ne ho tante altre. Almeno diventi campione e guadagna qualcosa. Se no FIFA non ti dà un cazzo. Tecnicamente non è vero, però sì, è giusto. Ciao. Gioca a COD, che è meglio, basta. Ah, ragazzi, non mi ricordo la partita, però gli scrivo godo. Probabilmente la solita partita in cui io domino e poi vinco all'ultimo, non lo so. Godo! Ma chi ti ha detto niente? Te la fai e te la godi da solo. È una squadra da 6-7 milioni e godi per una vittoria all'ultimo contro una da KK. Questa cosa è fasulla. Più la squadra è scarsa e più c'è il DDA.
ok? E più il gioco vi aiuta. Quindi è una cazzata. Oh, se io giocassi con una squadra 1KK, le vinco tutte. No, no, no. Shoppo come un bastardo, uso la squadra forte. Anzi, questa è l'ultima UL che vedete quella squadra. Dalle prossime voglio farla più divertente. Magna questi 5 kebab. Ah no, gliene avevo fatti 6. 6, scusa. Batto sto tizio, ragazzi, gli schio. Pff, che scazzo. Coglione. Carta di credito. Signori di PlayStation, allora io se scrivo una cacchiata sto là che asciugamanina fa sta serie così, attento, non fa quello, non fa quell'altro, sta... Poi questo mi insulta così? Carta di credito a me? No, vabbè. Mi piace che lui è andato a vedere che gli avessi scritto Google Traduttore e si è fatto la frasetta. Bravo. Dovresti usare la carta di credito per comprarti Fortnite. Forse è meglio. Sarebbe meglio per tutte e due in realtà. Scusa, non ho 12 anni. Infatti, un 12enne sarebbe stato più forte di te. E non potendo arrivare a fuori classe, tutte le altre l'ho regalate. Saranno state 7-8. 3 autogol e finisce la partita. E mi hanno scritto tutti? Altre invece ho provato a triggerare il momentum per il prossimo video e funziona purtroppo, quindi alcune l'ho quittate, altre sono state un po' più cattivello come con Carlo che non mi ha risposto, gli ho scritto: prego Carlo, se non te la regalavo io stavi ancora lì con l'asciugamanino. Perché sta partita, ragazzi, come è andata? Ero già partito che gliel'avrei fatta vincere. L'ho mandata ai supplementari, 2-2, e lui stava là con l'asciugamanino che giocava. Io invece che facevo le tutte cacchiate, perché tanto l'avrei persa, però volevo, insomma, stressarlo un po' e arrivare all'ultimo secondo e farmi l'autogol. L'ho portato ai supplementari e mi sono fatto 2 autogol. E bello, ragazzi, quando facevo l'autogol lui faceva quell'esultanza pazza. Matto. Non mi ha manco risposto, Carlo. Ma ringrazia che stavi là col turbante, porca miseria. Ma questo prima di regalarla. Hai ragione, meglio giocare a PES, perché la sua squadra si chiamava Viva PES. Tu sei già scarso, ci metti pure il gioco, torna su PES. No, qua non voglio infierire, ragazzi, perché cioè fa schifo. Forse è meglio, anche perché non ho i soldi da buttare su sto gioco come te. C'ha ragione. Cioè, quando mi danno ste motivazioni, non so che dirgli, perché c'è ragione. Ma c'è ragione, Gabri, ma c'è ragione. Avrei battuto pure con i bronzini, se vuoi ti do 10 euro. Pensa alla squadra che tifi, così ti passa la voglia di scherzare. Vabbè, poi qua, ragazzi, hai capito chi so. Sare, immagino il grande Gabri, che squadrone che tiferà, voglio dire. Fatto sta che t'ho rotto il culo, Gabri. Zitto e torna a giocare a PES, invece di far simpatico. Perché mi scrive lui, io non potevo. Mi scrive lui, grazie. Ma che grazie, t'ho segnalato per cheating, domani ti bannano. Non lo so perché io me lo metto un po' di strizza, invece lui. Qua, ragazzi, invece merode, perché ho regalato la vittoria a, penso, un tedesco, non lo so chi è. 10 euro PayPal. Forse domani. Grazie alla mia vittoria, quanto sono arrivati? E gli ho chiesto, ti è servita la vittoria? Sì, per oro 3. Cioè, io mi devo mettere là con l'asciugamanino contro noi, manco contro gli avversari, contro il gioco. Perché gioco contro gente d'oro 3, raga. Allora, Samu, che è un grande, Samu, no? Prego. Vabbè, qua gliel'ho regalata, ragazzi, era quello lì che gli facevo tutti i numeri al Papu Gomez, no? Se non ti aiutavo io quando vincevi. Quanto sei arrivato? 17, oro 2. Buono. Però, ragazzi, voglio chiudere con lui. Colui che mi ha rovinato questa Weekend League. Perché io sono sicuro, da quell'11 a 1. Cioè, il gioco ha diltato, ha detto, no, questo è il principe. Mi ha detto, questo è il principe sotto mentite spoglie. Quindi sono tornato io da lui a chiedergli, oh, ma quanto hai fatto alla fine? 11 con 10 rimaste. Cioè, quindi questo stava 11-9. E il matchmaking. Ah, frate, il matchmaking. Devo finire, ma mi fermo a oro 3. Tanto faccio sempre oro 2 e non trovo mai nulla. Tasci tua, ma hai incasinato la Weekend League con quell'11-1. Solo script. Hai trovato gente forte. No. E questo è il fatto. No. Non erano forti. Oh, ragazzi, vi giuro. Forse un italiano tipo con Lozano che era infermabile. Quello posso dire che era più forte. Cioè che ha vinto meritato. La gente era scarsa come lui. Però c'era uno script incredibile. Ehi, visto che sono così scarso, anche con lo script dovresti vincere. Infatti ho vinto. No, ho fatti 11 a te, però. Speriamo che il 2021 sia migliore. Fatemi sapere com'è andata la vostra Weekend League. Se avete consigli su che calciatore comprare, ragazzi, ditemelo. Un saluto a tutti, amici. Alla prossima, ciao ragazzi. Ciao.